Oh yes, Rengaru rework broken, così broken che anche Giampi alleno ci fa le kill e i danni. Ciao, Rengar reworkato, è sbroccato, è broken, è da permaban? E la risposta secondo me al momento è sì. Io che con Rengar non sono mai stato particolarmente forte, anzi ho sempre faticato molto a cercare di giocarlo e farci roba, ecco, nonostante questo sono riuscito a vincere molto facilmente questa partita. Adesso andrete a vedere come funziona, ecco, come è migliorato con il rework, e in generale lo reputo più forte e anche contemporaneamente più semplice da utilizzare. È un campione molto forte, potete shottare facilmente determinati bersagli, l'istanza di danno che viene applicata mentre saltiamo è grossissima, ha una finestra che praticamente è anche inzoniabile, e quindi se iniziate anche a fidarvi in early game è una roba assurda. Ma vediamo la build. La build che vado a utilizzare su di lui è questa qui, infatti vado con le scarpe della penetrazione, poi vado con la Dractar e questi due primi oggetti non li cambio praticamente mai. Poi vado con l'Essence River e il Memento Mori. Ora, attenzione, in base a com'è la partita, quanti tank ci sono, l'anti-heal quando serve, vado a decidere di comprare uno prima piuttosto dell'altro. In linea di massima, diciamo, se serve anti-heal prendo il pezzettino dell'anti-heal del Memento Mori, che poi c'è la chiamata del carnefice, e poi vado a chiudere l'Essence River per poi continuare appunto sul Memento Mori. Successivamente abbiamo Frammento d'Infinito che va a potenziare ancora di più i nostri critici, e infine un ultimo oggetto da critico, che in questo caso è la Megalama dei Solari, che mi piace e che ci permette di fare più danno anche con la passiva, ma allo stesso tempo avete un po' più di libertà, c'è chi ad esempio ci mette la brama sangue. Per ora io mi trovo meglio con la mega lama dei solari. Per le rune vado con First Strike, Tempesta Incombente, Colpo di Grazia oppure Uccisore di Giganti in base chiaramente alla squadra nemica, ma tendo a preferire Colpo di Grazia specialmente da quando è stato buffato, e specialmente perché comunque con Rengar avete la possibilità di andare a scegliervi il bersaglio che volete provare a shottare, e quasi sempre il vostro bersaglio non vorrà essere il tank ma il support, l'AD carry o il mid. Ovviamente il support se non è un support tank, cioè andare a cercare di utilizzare la suprema per shottare un bersaglio molto squishy della squadra avversaria, e quindi chiaramente andiamo a preferire un colpo di grazia che ci aiuta a potenziare i danni verso quella tipologia di bersagli. Abbiamo poi leggenda stirpe che ci fa curare di più, e poi abbiamo impatto improvviso che ci dà quella penetrazione, e in generale sta runa è veramente molto forte. Per gli incantesimi andiamo con la punizione e con il flash, e detto questo io vi lascio il gameplay di io che gioco Rengar, che vi fa capire appunto quanto è forte questo campione. Figuriamoci se lo giocate tante partite, imparate a usarlo sempre che riuscite a piccarlo, perché almeno nei Elo è molto molto bannato. Anzi, fatemi sapere se in Low Elo lo vedete un po' più spesso, se riuscite a utilizzarlo e che successo avete avuto con lui dopo il rework. Ma detto questo, io vi lascio il gameplay. Posso provare a fare full clear, recall e gankare bot. Vamos. Too fast for polizia. Però sono io dal tagliare. Non riesco a seguire adesso perché devo stare un attimo attento a non fare schifo su. Oh cazzo. Rip. In teoria adesso voglio pulire la jungle il più velocemente possibile. Non ho visto, per un attimo non ho visto dove era il jungler loro. Cioè era topside, perché se è topside potrebbe essere un problema. Perfetto. Questa Talon è esagerato qui.
Ciao Grego. Che è successo? Ultimamente ho scoperto che se non si fa rush delle ferite gravi con il primo oggetto non si vince, capita anche a te? No. Perché rushare il primo oggetto ferite gravi, a meno che non sei contro Soraka, è, o forse Sona, è un po' controproducente. Io forse devo correre direttamente allo scuttle. Vabbè. Magari non c'è andato anche lui. C'è la pink, mi hanno visto. Se poi vi pushano posso ultare, bot. Mi sa che state beccando, ok. Comunque no, Grego, a meno che non c'è un champion dove serve farlo come primo oggetto, non serve a molto perché vengo, sì. Faccio rosso e vengo, tanto stai arrivando anche tu, no? Guarda lì. Troppo. Senza CD imbroccati è un po' complicata. Io beccherei a sto punto. Cioè io me ne vado. Ai ai ai. Oddio, forse Ari si salva? Oddio, dimmi che lo crepa. Ai ai ai. Bello Ari. Bravo Ari. È andato. Sad Pepe Life. Dovrei riuscire a fare il blu e poi prendere il portale per andare da Drake. Se voi non fate cose strane adesso. Brava Ari. Brava Ari. Mamma mia Ari. Oh. Ma voi dovete beccare mentre inizia il Drake. Attaccare il drago. Prima torre. Arrivo. Mi vado sul Drake. Lo so che questo game sarà molto silenzioso, ma perché penso bene a quello che faccio. Quindi al massimo lo chiamo Silent Game Pereirengo. Non l'ho ancora startato? Un ladro. No. La vado a usare mid, sì. Preso la kill su lui, vado sulla torretta. E possiamo continuare pure, tra l'altro. Cioè, spacchiamo pure questa. C'ho un sacco di gold ora io. Dimmi che c'è il rosso. Non c'è il rosso. Ah, c'è morto, peccato. Becca, becca, ho tanti gold da spendere. Non ho vision qui, ho messo la pink per sicurezza. Ciao Logic. Stanotte ho vinto 7400 euro al casino live con 200 euro. Stai memando, non ci credo. Non ci credo, ma veramente. Dopo che avevi vinto pure la skin di Yone allo 0.1, è per quello che l'hai fatto?
Andiamo qui. Sui. Pulizia totale. Non ho la ultima, posso arrivare. Vuoi lo screen? Ma, no, cioè, nel senso, se è vero, GG, cioè, GG, nel senso. Bella per te, porca troia. Ovviamente io non gioco, quindi non mi può capitare, però sarebbe figo, cazzo. Ci potrei pagare le tasse. Perché quando vinci i soldi, tra l'altro, sono in tasse. Anche se no, non giocate d'azzardo. Mi fido di recollare qua. Devo pantirla? Ah, sì, lo butto. La giungla è completamente pulita, quindi non ho molto da fare. Vorrei capire dove dovrei fare i gold. Ma dura abbastanza questa ulti? Presa. Vediamo se ci sta il... C'è il rosso. E guardate che danno comunque che fa sto coso. Non so se possiamo dai pari mondo, eh. Auto, 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 auto. A farmare qui sotto. Pulisco qui e mi preparo al Drake. Non posso usare lo smite perché mi serve per il Drake. Kai'Sa deve stare attenta a non morire adesso. Non regalo. Secondo item gli serve per il potenziamento, però. Perché questi due stanno qua? Il Drake! Le chiari fa uno sbragazzo di danno. Andiamo a fare pulizia qui. Lì di counter hard. Ma non c'è lì. Easy clap. Io mi per ora sono in positivo, Joe. C'è sempre tempo per intare. Jumpy Allen, tutti i giorni live, dalle 16 alle 20, tranne il venerdì. Talon, out. Ciao YouTube. Vai Trindameru. Oh, i balance damage di Rengaro. Rengar è broken? Rengar deve essere permabannato? La risposta è sì, miei cari amici. Perché anche Jumpy Allen, che di solito con Rengar prima del rework era un pedale, fa i danni. Non ho detto necessariamente che carro, ma faccio un sacco di danni. Però siamo ok. Ok. Lanternami tutto. Vado, vado. Yoink. Arrivo, arrivo. Sopra la pink, così non ci vedono. Ho paura della ulti di Nami.
Preso. Infatti lo premo a banno pure io. Dopo i support, chiaro. Talon un assist l'ha fatto? No, ma non è colpa mia. E questo jungler, tra l'altro, quello avversario contro è quello che avevamo noi nel game precedente. Quindi ho anche il power up perché cioè, abbiamo perso, purtroppo. Non è andato così male. Quindi questa è anche una prova che il game prima non era andato così male. Il loro jungler era molto più forte, però... ho esagerato. Però ho ucciso Mundo. Oh! Che carina. Alla fine sono libero. Ho fatto un'intada un po' per il content, perché sennò... il talozzo. Ha comunque da tot gold. Non è ancora abbastanza. Io che pensavo che ne avrei avuti di più, onestamente, di gold, eh. Sono onesto. E vado a fare il lato su della jungle. Che tanto. Al massimo si potrebbe prendere l'altra torretta, comunque. Occhio a non esagerare nel fight. Ok. Oh mio dio. Perché non è partita la... il salto? Vabbè, per forza perché ho premuto la W mentre saltavo? Mi sa di sì. L'ho drollato così. E poi qua. Devo ancora vincere. Aspetta, aspetta. Arrivo a fare il Drake. Oh, ho fatto per sbaglio la W impowerata, ma tanto di danni ne faccio comunque uno sbrago. Vabbè, loro stanno già crepando la gente nel frattempo. Io vorrei ultare qualcuno. Oh, quello. Ma mi sa che io non lo prendo più. Peccato. Però non può difendere così. Lo stealth. Preso! L'ho preso lo stesso alla fine! Oh yes! Rengaru rework broken. Così broken che anche Giampi alleno ci vale kill. E i danni. In Magic, che ha avuto il terrore del mio first pick di Rengar, invece non può che dire Giampi alleno, sexiest man alive.